Allora, popolo, oggi mega cazzatona, se questa riesce, monumento, no, alla memoria no però, eh? Allora, gol dollar, bicchiere, prego notare Nutella, allora, passata per sfilare, doppia passata, non ci facciamo manca niente, per sfilare, prova capello. Non dovrebbe tagliare più. Ok, taglia un accidente che gli spacca. Capello si vede? Si vede. Messo fondo bianco sporco apposta apposta. Adesso che combiniamo? Gummi di Pietro. Questa se riesce è miracolo, eh? Allora, io voglio vedere se riesco a riprendere un filo che non esiste. Usando solamente la gummi e la coramella a telaio nuova che mi ha portato l'altro giorno. Quindi andiamo lato tela. Fa impressione però, sembra di passare la lama sul brecciolino. E chiaramente chiacchierando ho perso il conto delle passate. Quindi diciamo adesso ne faccio un'altra, boh, una quindicina, diciamo. Dai, 10. Basta tanto se va, va, e se no abbiamo fatto una figura del cavolo, che voi non vedrete mai perché io cancello il video. Uè, cameraman, una cosa normal, per favore, che qui... Allora, agummi come al solito un problemaccio per usarla, cioè non un problemaccio, c'ha cioè un attrito spaventoso per cui qui bisogna andare proprio con la mano leggera, se no si pianta tutto. Penso che proprio un attrito così mai provato prima. Anche qua chiacchiero, quindi non riesco a tenere conto delle passate. E lì che si pianta maledetta che ho fatto, quindi diciamo da questo punto va, ne conto un altro 10, dai. Se andate andate e se no c'è chi rimane. Ok, allora ancora meglio a telaio nuova. Pietro, lato pelle di pesca e lato finishing. Continuiamo il trattamento. E vabbè, qua si scorre alla grande. Quindi qui problemi nessuno. So quante ne so fare. È brutto scoramellare con qualcuno che ti inquadra, perché se conti stai zitto, se stai zitto la gente fa che palle, però allora io chiacchiero, ma se chiacchiero perdo il conto. Avendo perso il conto, solito gioco, da adesso 10 passate. Siamo? Ci siamo. Lato performance. Oh, questo lato performance è leggermente diverso dal solito, ma confessato Pietro ovviamente non mi ha detto in che cosa ha cambiato il trattamento. Beh, è un trattamento leggermente diverso dalle ultime performance, scusate, finishing che aveva. Che aveva prodotto. Qui c'è leggermente più tramatura, mentre le vecchie finishing erano proprio lisce, 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 vetrose, non c'era assolutamente nessun freno, sembrava di andare a zero attrito. Qui un leggero attrito si sente, un po' di trasporto c'è, poco, quello che si vede lo sporco è sicuramente
quello che si è portato appresso il lato tela della gugna. Vedete, c'è una polverina bianca che viene di solito lasciata sulla lama dalla gugna. Ma comunque non è un problema. Allora, stesso ragionamento, visto che ho perso il conto parlando, da adesso 10 passate. Ok, adesso prova a capirlo. Se va bene, il film lo vedete, se no non lo saprete mai perché ovviamente non lo pubblico. Opla! Vediamo un po'. Beh, oddio, non è che taglia proprio, però salta da qualche parte, ancora non va. Ecco, la punta forse va leggermente meglio, ma non sti cazzo di capelli. Taglia, dai, insomma, alla fine un po' di filo ci sta, ci sta, eh? Vediamo un po', è questo come al solito. Dai, dai, tutto sommato è andato, dai. Ciao, ciao popolo.